Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui con un nuovo cast. Io sono Black Force, vi porto uno ZVZ. Casto alle 4 della mattina, tipo. Prima di andare a nanna. Che bella che è l'estate, ragazzi. Mamma mia, che bella che è l'estate. E decido di portarvi uno ZVZ. ZVZ che mi piace, normalmente sono abbastanza corti. Quindi ci può essere sempre qualcosa di interessante. Qui misclick credo di Sao Sori, perché tutti i droni sono andati in una parte, poi dopo si sono tutti sul minerale, poi dopo si sono rimessi negli altri minerali. Quindi questo ha fatto comunque perdere del tempo e dell'incom a Sasori, che è lo Zer che spawna con il colore rosso in alto a sinistra, mentre con questo colore più violaceo, zerg, blu violaceo, il giocatore Bop spawna in basso a destra. Andiamo a vedere come apriranno i due giocatori. Ho visto qualcosa della beta di Lodv da parte di Formicotone, e ci ho capito un cazzo veramente, perché ci ho capito veramente poco. E dato che il suo avversario, uno zerg, mi sembra gli ha fatto un bel inburst ritardato anche. Ho visto che la mappa è fatta ancora a cazzo di cane. Cioè, allora, Fulmi va a dire nel suo video che a lui non piacciono le mappe senza carattere, che è una cosa che io approvo abbastanza. Una mappa deve essere comunque carina, non come la definisce lui dopo una mappa da campo da calcio, ovvero senza punti di interesse particolari. Però, santo Dio, una natural, cioè una main almeno una main, ok, la base principale dove spawnate deve avere una sola cazzo di entrata. Cioè, per favore, un'entrata di queste dimensioni, non un'entrata qui e un'entrata dietro, a caso. Ci puoi mettere, va bene, il dislivello per il Reaper, per poi prendere visuale, eccetera, va bene, ci può stare, però un'entrata solamente, vi prego, non è tanto per noi poveri Terran, perché io mi chiudo tutto con i depositi e poi lo Zerg si attaccherà al cazzo, ma è per le altre razze, per i Protoss, per lo ZvZ, per il PvZ, che non hanno senso, anche per il TvP, perché i Protoss in quelle mappe non hanno veramente un senso, ti blinkano ovunque. Possono blinkare senza observer perché non c'è il dislivello, è tutta su un piano. E veramente lì ci sono cose senza senso. Poi se si vogliono fare rocce che impediscono il passaggio, rocce distruggibili, secondo più difficili, si vuole aumentare il numero di lavoratori, quindi si spinge più verso un macro game nel prendere la base più velocemente, quindi magari questa la si vuole rendere più facilmente prendibile per i giocatori, eccetera, su alcune mappe, su altre diversamente bene, ci sta tutto. Però la main, per favore, la prima base, pochissime, un'entrata di quelle dimensioni, vi prego. E più intanto vediamo un po' i due giocatori cosa vanno a fare. Qui incremento metabolico che arriva prima a Sosori rispetto che a Bop, che quindi Sosori si prenderà un incredibile vantaggio sul suo avversario, dato che il suo incremento metabolico finisce in questo preciso istante. È spawnata per fortuna la regina, bellissimo il posizionamento di Bop, che praticamente prende gli attacchi di due zerging alla volta. No, di qua sono tre zerging, e era comunque dietro, aspettava gli attacchi da davanti. Comunque bellissimo posizionamento che evita il surround e riesce comunque a difendersi. Non con la regina non è una gran spesa, perché comunque il suo avversario si era vuotato praticamente tutto l'attacco, e lui anzi ha sono a pari numero di regine, ora la potrà rifare, eccetera eccetera. Ora la cosa importante qui è avere il bundling, esatto, lui ha i bundling, quindi ha una testa superiore rispetto al suo avversario, che deve saper sfruttare. Per sfruttare una testa superiore non basta solo averla, ma bisogna anche saperla usare, ecco. Ovviamente questi bundling garantiscono un potenziale sia offensivo che soprattutto difensivo maggiore, perché lui può mettere un bundling qua, un bundling qua, e avere praticamente una difesa pressoché perfetta. Il suo avversario intanto sta buttando fuori altri 8 zerg, mentre lui ne butta fuori altri 14. Quindi questo fa capire come è importante sapere quando difendersi e quando macrare, soprattutto nei mirror. Questa è una cosa particolare, perché se
Se lui fosse andato contro un Terran si sarebbe chiuso, tezzato e ti arriva una Banshee in base, ciao ciao, si apri così. Oppure ti esco un Lelion in faccia. Più è importantissimo usare i Bannerling che ci sono dietro per prendere almeno tempo per far uscire anche questi altri di Bannerling. Mai perdere un Bannerling contro uno Zerg, o comunque mai farselo esplodere dallo Zergling. Da uno Zergling e basta, o da pochissimi Zergling, a meno che non si voglia cercare di prendere esclusivamente del tempo qui. Ora Pop può cercare una controffensiva, anche perché deve intuire che il suo avversario non ha i Bannerling, e quindi lui può fare veramente tantissimi danni. C'è questa regina che può fare abbastanza male, ma non si sono feriti i Bannerling. Ora qui scende un impalatore, ok, Zergling che arrivano direttamente nella prima base, e qui ora lui sta facendo questo tipo di harass, ma qui dietro stanno arrivando i Bannerling. Bannerling che si vogliono andare a scontrare direttamente con gli Zerglin per pulire, o comunque arrivare a dare manforte agli altri Zerglin. Intanto sono stati morfati altri Bannerling, e qui Sassori, scusate l'ho chiamato Sassori, ma è Sassori, ha perso la partita perché non può fare più veramente niente, non ha più lavoratori. Boppa ha retto benissimo, qui Sassori ha provato un contro push, ma lui qui si è difeso benissimo con questi Zerglini che hanno tappato. Dietro ci sono i Bannerling che andranno a chiudere. Come l'altro Zerg viene su, i Bannerling si scontrano contro i Zerg, e vediamo che i supply di Sassori sono praticamente 8, non può fare nulla. Bop ha dato un bellissimo esempio di come chiudere una partita velocemente senza dover fare per forza una lean come ha fatto il suo avversario, ma respingere una lean, saper sfruttare la situazione, usare una tech più alta e vincere la partita. Cazzo veloce, devo dire, io non guardo mai quanto dura un replay, eccetera, eccetera. Lo comincio subito, chiudo qui la durata del replay per non vedere, non farvi vedere neanche voi, perché così non si capisce, magari la partita sta finendo, eccetera. Speravo durasse poco perché devo anche andare a dormire dato che sono le 4. Quindi per oggi è tutto, ragazzi. Io comunque porto un video al giorno, quindi è abbastanza irrilevante questa cosa dei video. Magari posso fare anche un altro cast da attaccare a questo. Vedrò io un po' come fare. Però adesso è tutto, ragazzi, vi ricordo di mettere mi piace, commentare e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo con il prossimo video, ciao a tutti ragazzi.